Cari fratelli e sorelle, la Chiesa oggi celebra la memoria di San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa. Oggi nella lettera di San Timoteo fa un richiamo. Ci facciamo preghiere per tutti gli uomini a Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati. Si raccomanda suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, particolarmente quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Le parole chiave: vita tranquilla e dignitosa. Oggi piuttosto le politiche non cercano la vita dignitosa della persona umana. Chi hanno potere praticamente hanno poco tempo con la vita dedicata a Dio. Davvero che non sono tutti, ma nella sua maggioranza non hanno tempo di dedicare la vita a Dio. Ma qua San Timoteo richiama questo appello di condurre a una vita calma. E oggi ci vuole proprio una vita calma, senza dittatura, senza agitazione, senza limite, una vita in cui tutti vogliamo la tranquillità, la pace, una vita dignitosa come esseri umani. La dignità umana non c'è prezzo. È incommensurabile, non si può paragonare niente con la vita umana. Nell'Evangelo troviamo un centurione preoccupato con suo servo che era malato, preste a morire. Rivolge a Gesù, mandando i suoi servi per andare a fare una supplica con insistenza. Ma lei ha riconosciuto che la sua vita non era degna che Gesù entrasse a casa sua, ma soltanto una parola. Io oggi, ciascuno di noi può essere un centurione, guardando se la nostra vita non corrisponde che il Signore venga, ma il Signore non fa questione, ma il Signore viene, cura, dà la vita a questo servo, anche esempio del centurione, coloro che amano il suo lavoratore, rispettare il suo lavoratore, il suo impiegato, quello che lavora con te, anche ha bisogno di un rispetto, di una dignità. Piuttosto la nostra realtà, quando uno si ammala, già non serve, è messo accanto. Allora cerchiamo di vivere questa realtà, questo richiamo di San Timoteo, una vita dignitosa, una vita dedicata solo a Dio. Chi dedica a Dio, dedica agli uomini. Chiamiamo a coloro che hanno potere di far sentire il suo modo di vivere, di lavorare davanti alla gente. Abbiamo bisogno di una vita calma, tranquilla, dignitosa come essere umano. Si era dato Gesù Cristo.